Buona visione da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia. Salve gentili telespettatori, nuova puntata di Fatti e Dintorni, parleremo anche oggi di Battipaglia. Passo subito a presentare i miei ospiti, che sono due consiglieri comunali e un segretario di partito. Allora, abbiamo alla mia sinistra Salvatore Anzalone di Battipaglia 2021. Buonasera, buonasera telespettatori, sì. Buonasera, ringrazio l'emittente Sud TV per l'ospitalità, buonasera dottore Panaro. Gianluigi Fadina, che rappresenta Etica per il Buon Governo, anche lui consigliere comunale di maggioranza in questo caso. Buonasera, grazie dell'invito e buonasera a tutti i nostri telespettatori. E il segretario del PD di Battipaglia, Anna Raviele. Buonasera a tutti. E allora, entriamo subito nel vivo. C'è qualche perplessità che riguarda un po' anche l'andamento urbanistico. Oggi voglio approfittare, tra l'altro è una di entrambi le vostre competenze, anche dal punto di vista professionale, perché abbiamo un ingegnere competente e anche un imprenditore edile. E ringrazio già da adesso, ma non lo dico perché qui, anche la maggioranza, in questo caso Farina, perché ha subito accettato il nostro invito, e anche i consiglieri di opposizione. Insomma, abbiamo avuto qualche piccola difficoltà strada facendo, però almeno questo confronto riusciamo a farlo. Del resto noi da molto predichiamo, soprattutto in questa trasmissione, che preferiamo anche il confronto. Finalmente la maggioranza l'ha accettato e anche parte dell'opposizione. Allora, tornando a quello che dicevo prima, si parla sempre molto di urbanistica, Battipaglia, il cemento e quant'altro, ci sono questi 7 bis, io in più occasioni ne ho parlato anche qui in trasmissione con Vitolo. Che accade? Si danno altre concessioni e poi quello che sembra un po' particolare, qualcuno sostiene che la Bucalossi non venga sempre sfruttata per le opere e i servizi da rendere ai cittadini. Tra l'altro mi dicevano che ci sono delle concessioni, insomma se ne parlerà pure in consiglio comunale, almeno 3 o 4. Questa magari lo chiediamo pure a Raviele, però la vorrei chiedere ai due tecnici, magari se incominci tu Farina, che dici? Sì, allora per quanto riguarda, insomma, è stato detto tanto in un'unica domanda, sì. Allora, partiamo per cronologicamente, sì. Allora da ultimo, proprio ieri sera al termine dell'ultima commissione consiliare che abbiamo svolto, è stata convocata nuovamente la prima commissione consiliare, quindi quella che presiedo, per portare all'attenzione dei membri della commissione 4 progetti ex articolo 7 bis che sono stati presentati, sì, nel corso degli anni. Quindi tra l'altro, se non erro, ce n'è uno qui vicino pure, il Parco San Paolo. Sì, 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 è uno dei 4. Chiaramente, gli altri invece ti ricordi dove sono? Altrimenti insomma andiamo. Allora, se non sono Mediterranea, sì, quindi un titolo già rilasciato, è una variante, diciamo, sì, rispetto a un titolo già rilasciato negli scorsi anni. Poi c'è un intervento alla fine di via Paolo Baratta, non ricordo, dico la verità, non ricordo il nome della ditta proponente, sì, sì. E poi l'intervento a via Ripa, quindi un altro che è già stato analizzato in commissione, poi erano stati chiesti degli, sì, approfondimenti e quindi è stato ricalendarizzato l'argomento. Sono tutti quanti interventi edilizi che rientrano in una disciplina derogatoria, quindi è una disciplina a sé stante, chiaramente se ne tiene conto all'interno della pianificazione, però è una disciplina che nasce come norma regionale, quindi questa norma regionale ormai famosa del piano case, che ormai dagli anni 2000, sì, è stata portata avanti fino alla 1322 della scorsa estate, che ha messo un attimino il punto alla temporaneità di questa norma. Prima c'era una norma di salvaguardia che, insomma, la norma non di dico bloccavo, insomma c'era no, un po' più no, di attenzione. Essendo degli interventi derogatori rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, sì, è chiaro che anche un intervento, anche nel momento in cui si adotta il PUC come è stato fatto nel passato e scattano quindi necessariamente, sì, le norme di salvaguardia, questi interventi derogatori derogano anche alle norme di salvaguardia, avendo un carattere appunto di straordinarietà e di eccezionalità.
Però al netto di questo sono tutti quanti interventi che per la nostra città sono interventi che meritano un'importante attenzione, quindi fortunatamente il legislatore ha previsto il coinvolgimento della Commissione Consiliare e del Consiglio Comunale. Il tessuto di Battipaglia probabilmente è un unicum rispetto a questo tema, perché questi interventi sono sempre degli interventi particolarmente importanti in termini di estensione. Sono dei residui di tessuto produttivo che però adesso sono effettivamente inglobati all'interno del centro della città e contribuiscono all'importante carenza di standard che abbiamo, perché chiaramente avere in centro città un lotto di 4.000-5.000 metri quadrati completamente incolto è un vulnus molto importante per la progettazione. Quindi è importante studiare i progetti, analizzarli bene. Il Consiglio Comunale e la Commissione lo faranno al meglio delle proprie capacità, perché possono rappresentare delle occasioni importanti per recuperare quanto non è stato fatto nel passato. Ecco, la Bucalossi che c'entra con questo, molto spesso si dice non viene utilizzata per, lo dicevo prima, i servizi da dare ai cittadini, si fa altro, è proprio così oppure no? O c'è anche facoltà magari di utilizzarlo in modo diverso? Sicuramente le costruzioni in generale, il settore delle costruzioni ha certamente un incasso, una fonte di introito per le casse comunali, certamente dovrebbero essere reinvestiti anche per tutti quanti. Diciamo che il primo fine sarebbe quello di fornire poi servizi alla comunità. Sicuramente. Ho visto che poi veniamo subito ad Anzalone, che annuiva nel frattempo, come se conoscesse magari così l'argomento perfettamente, come un addetto, o sbaglio? No, perfettamente assolutamente no, perché non si finisce mai di studiare. Però la prima cosa che sottolineerei è che questa amministrazione rende lo straordinario ordinario. Siamo al settimo anno di amministrazione francese, siamo ormai al giro di boa del mandato che vede in carica questi organismi e quindi ci saremmo aspettati, come era stato abbondantemente proclamato in pompa magna durante la campagna elettorale, che il primo atto che questa amministrazione mettesse sul tavolo fosse il PUC, e invece no, la scelta è stata quella di fare un passo avanti e poi come i gamberi altri 10 indietro, e quindi la nostra programmazione non è una programmazione generale, ma è una programmazione particolare, si va avanti a colpi di 7 bis. Che appunto, che sembra quasi un escamotage. Io non mi permetto di dare giudizi. No, vabbè, lo sto dicendo io per far capire ai telespettatori. Io mi fermo ai fatti. Avremmo dovuto dare una disciplina generale, che era la visione di quello che l'amministrazione immaginava per questa città. Tra l'altro, non dimentichiamo, e su questo i consiglieri qui presenti sicuramente potranno essere più dettagliati di me, che dal momento in cui viene approvato il primo atto di questo procedimento complesso che è il PUC, scattano le norme di salvaguardia, che sono quelle norme proprio che evitano questi interventi in deroga. Il tema è proprio questo. Non c'è programmazione generale, si va per atti singoli, e cosa più importante, io vorrei l'attenzione che questa amministrazione sta ancora portando avanti un iter istruttorio relativo a all'autorizzazione della stazione di carburanti nei pressi del liceo scientifico Medi, proprio perché manca una programmazione generale, e questo a mio avviso in questo momento è vergognoso perché non solo si lede il diritto alla salute dei cittadini, non solo si lede il diritto alla sicurezza dei tanti studenti che frequentano quelle zone, ma si va anche contro quella che è una programmazione regionale, perché non dimentichiamo che se noi avessimo avuto un PUC, il PUC avrebbe dovuto recepire quelle che erano le linee guida del master plan regionale, di cui tanti si riempiono la bocca in queste settimane. Arriviamo pure al master plan. Il master plan lì prevede il parco fluviale del Tusciano. Non penso che una stazione di carburanti sia un accessorio molto consono a questa destinazione. E ancora una volta, proprio in questi giorni è partito il contratto di fiume dei Picentini con Pontegagnano capofila, e noi che cosa facciamo? Noi andiamo avanti per piccole pratiche, cioè guardiamo il dettaglio senza preoccuparci dell'insieme. Va bene così. Anzalone, torniamo un attimo alla domanda che avevo fatto precedentemente, perché ovviamente la Ravile dice pure altre cose che sono reali. C'è sicuramente però una via di mezzo nel ragionamento. È perfetto. Perché
Gianluigi fa un ragionamento giusto, perché lui è un tecnico e conosce l'argomento anche meglio di noi, e sono degli strumenti derogatori che, a prescindere dall'adozione del piano, possono essere approvati, tant'è che io sono uno di quelli che in maggioranza ha insistito affinché questi argomenti e questi venissero prima in Consiglio Comunale e non ora, cioè, e non ancora, perché verranno adesso in Commissione, mentre arriveranno in Consiglio Comunale secondo me passeranno ancora mesi per l'istruzione definitiva di queste pratiche, perché sono uno dei mezzi di trasformazione della città, che si accompagnano al PUC, all'idea generale che questa amministrazione non ha e sta dimostrando di non avere su nessun argomento, e poi ne parleremo successivamente, quindi su questo sono d'accordo con la segretaria del PD, però sono degli strumenti secondo me utili che molti comuni, basta vedere il comune di Bellizzi, il comune di Ponte Cagnano, stanno utilizzando come mezzi di trasformazione della città, perché oggi la città la si trasforma solo e soprattutto con soldi privati, sì. Ovviamente con la contrattazione tra pubblico e privato, quindi perciò c'è lo strumento della commissione e del consiglio comunale, quindi, e del ruolo del consiglio traducendo comunale. In termini anche più comprensibili per i telespettatori, sono fonti di incasso anche per il comune, che poi può, ma anche per fare gli standard, nel senso gli standard oggi molto spesso si possono fare e si possono garantire, soprattutto si può garantire la tenuta di questi standard grazie ai soldi privati, perciò si fanno le convenzioni, si fa il verde, poi c'è la convenzione che il privato detiene il verde per 10 anni, per 15 anni, perché sì. Il comune non è in grado, e lo dimostra anche il comune di Battipaglia, nonostante 30 milioni di euro di avanzo di amministrazione, la città è lasciata a se stessa, altro che i soldi della Bucalossi utilizzati per la manutenzione, cioè noi abbiamo una città che è un'agroviera continua, quindi il ragionamento è nel mezzo. Io non condivido l'ortodossia del piano, il piano e basta, perché oggi il piano deve essere uno strumento evolutivo, deve essere uno strumento flessibile, quindi bene il PUC integrato con i 7 bis che sono un mezzo di trasformazione della città. O vuole intervenire ancora Lara? Voleva dire qualcosa? No. No, io l'unica cosa che mi permetto di ribattere al consigliere Anzalone, sì, è bene sicuramente l'intervento del privato laddove c'è una programmazione generale. Il problema è che non possiamo partire da valle dimenticando tutto quello che c'è a monte, anche sì, perché i cosiddetti standard urbanistici nell'accordo che noi abbiamo con il privato, e non dimentichiamo i casi eclatanti che ci sono stati proprio in queste amministrazioni, in alcuni di questi procedimenti lo standard era un parcheggio che il comune aveva già da oltre un ventennio e che, peccato, si era dimenticato di acquisire la proprietà. Quindi questi strumenti derogatori diventano dannosi laddove non è che noi non ci sono gli standard, siamo lontani anni luce dagli standard minimi di vivibilità di questa città, e non possiamo permettere che ci sia solo l'intervento privato senza la programmazione pubblica, perché va a discapito della vivibilità di questa città, ed è quello che noi oggi stiamo vivendo. Non abbiamo spazi verdi, non abbiamo spazi attrezzati, non abbiamo zone per vivere la città. Torniamo a Farina, poi è proprio così o devono poi andare in consiglio comunale anche questi? No, l'iter dei progetti ex 7 bis non è un provvedimento diretto, quindi non è un rilascio di permesso di costruire, è un procedimento molto molto più complesso, per questo più lungo, abbiamo istruttorie che stanno durando addirittura anni, perché l'iter prevede la presentazione dell'istanza, una preistruttoria da parte degli uffici, la valutazione in commissione consiliare della qualità degli standard, quindi non della quantità, perché la quantità è disposta dalla norma, ma della qualità degli standard che il Consiglio Comunale ritiene di voler calare in quell'area, dopodiché si va in Consiglio Comunale e si approva appunto il progetto così come istruito dagli uffici, il proponente deve nuovamente portare un nuovo elaborato che sarebbe il computo metrico relativo alle opere di urbanizzazione, questo computo metrico, questo elaborato tecnico va in giunta, deve essere deliberato e approvato dalla giunta, poi si sottoscrive una convenzione, insomma è un iter che è tutt'altro che complesso, è ben diverso da un permesso di costruire, proprio perché non è un diritto
di chi è proprietario di quel terreno, ma è un procedimento negoziato che passa appunto per una serie di condizioni e per una serie di valutazioni anche dell'organo politico. Quello che non è mai chiaro è proprio l'organo politico, è la volontà della sindaca che non c'è mai, cioè un giorno è sì, un giorno è no, un giorno li ritira, un giorno li facciamo prima del piano, un giorno li facciamo dopo il piano, cioè questa è una delle contestazioni maggiori, lasciando stare il ragionamento che non fa una piega di quello che dice Gianluigi, ma è proprio la volontà politica che non si capisce. Perché si cammina, un giorno si va a destra, il giorno dopo si va a sinistra. Una sindaca indeciso o deve seguire le strade a destra e a sinistra? Una sindaca che non sa che vuole fare della città. Non sa che vuole fare? Così. Una sindaca che ha dovuto fare una gincana rispetto a degli appuntamenti che erano chiaramente innanzitutto l'appuntamento elettorale rispetto al quale è stato sia procrastinato appunto l'adozione del PUC, sia poi posticipato la valutazione in Consiglio Comunale della prima tranche di questi 7 bis che erano arrivati. Poi è chiaro che anche il PUC ha avuto una vicenda contorta perché è stato prima adottato, poi è stata revocata la delibera. Quindi... E poi per onor di cronaca sempre un'altra volta non se ne parla più, sarà probabilmente in lavorazione. Io l'ho chiesto anche più volte anche a Vitolo, poi tra l'altro è la stessa società che dovrà, o meglio, sta per appuntare il master plan. Sì, quindi anche su questo si apre un altro scenario, però no, anche questa è una cosa che abbiamo sì. sempre detto. Per quanto riguarda il PUC è chiaro che è un obiettivo dell'amministrazione che immediatamente insomma, non dico per la fine dell'anno ma per l'inizio del prossimo anno deve necessariamente diventare un focus importante della programmazione. Per quanto riguarda il master plan c'è la coincidenza che i nostri redattori sono appunto gli stessi che hanno vinto, e io spero che sia un bene per la città, è un bene comunità. Perché è chiaro che tutto quello che è stato previsto per la fascia litorale del comune di Battipaglia è integralmente riportato in quello che è il master plan. Quindi sperando diciamo che non si perdano, oppure quello va a finire in qualche altro cassetto. Vabbè, faccio io una battuta per stemperare un po' gli anni. Invece mi sembrava che Anzalone volesse puntualizzare qualcosa, destra, sinistra, riferimenti pure a qualcosa di politico. Spieghiamo brevemente perché a un certo punto lei ha deciso di non seguire più l'amministrazione, addirittura passare tra i banchi dell'opposizione, spiegando che se ci sono provvedimenti giusti per la città li approverà. Certo, io ho fatto una scelta complessa perché è stata una scelta lungamente meditata, perché già in campagna elettorale è stato non semplice fare l'accordo con la sindaca Cecilia Francese, perché chi mi conosce sa da che estrazione culturale provengo e qual è la mia storia politica. Quindi il mio con Cecilia Francese era un accordo di natura programmatica, quindi era sulle questioni. Dopodiché, se dal primo giorno i consiglieri comunali sono stati considerati dei semplici alzatori di mano, cioè io l'ignavo, nella mia vita non l'ho mai fatto, io la testa sotto la sabbia, lo struzzo, non l'ho mai fatto, ho sopportato e tollerato questo per 24 mesi, non si poteva andare oltre, perché su qualsiasi decisione che riguardava la città le decisioni venivano prese fuori dalle stanze del Consiglio Comunale, fuori dalla stanza della sindaca, in altri luoghi, con altre persone che non si sono mai candidate, cioè chi si è candidato, cioè, chi si è esposto in prima persona. Qualche una amministrazione occulta quasi. Il consigliere comunale è un orpello in questa, per la sindaca, ma lo si vede negli atteggiamenti e nei comportamenti che ha, cioè non è che Si usa uso e consumo. Sì. I gruppi consigliari, come okay. Si vede oggi sta stabilendo i gruppi consigliari, li fa due, li fa tre, per impedire degli assessori, passo, ma le questioni che riguardano la città, le tasche dei cittadini, la Tari, sì. la questione del piano di zona, ma quando ha coinvolto la maggioranza nelle decisioni? Mai. Come sul PUC, nonostante il sottoscritto gli aveva consigliato fin dall'inizio la revoca della delibera, gliel'ho detto pregandolo in ginocchio, revocate la delibera che non si poteva fare in giunta, visto lo statuto, siamo andati incontro a una battaglia giudiziale che è costata decine di migliaia di euro al comune e ai privati. Per fare cosa? Un PUC che già lui non avremo mai, perché il PUC si fa nei primi anni dell'amministrazione o non si farà mai. Io sono ovviamente contenta delle parole del consigliere Anzalone, perché per noi sono la conferma di quello che già avevamo detto.
non per niente, per fortuna, stavamo dall'altra parte durante la campagna elettorale. Diciamo che la sindaca è la sindaca, di programmatico con lei si può fare ben poco, ma già si sapeva da come ha portato a termine i primi 5 anni, e che fosse tutto accentrato nelle sue mani era una cosa nota, quindi siamo contenti che finalmente questo giudizio è condiviso anche da altri gruppi presenti nel Consiglio. La cosa che diciamo mi lascia perplessa è che sì, proprio sul tema dello statuto, si è arrivati a difendere la scelta di modificare lo statuto e rendere ancora più orpello i consiglieri, quindi togliendogli il diritto di discutere su un tema importante come quello del PUC, strenuamente difesa questa modifica dello statuto per arrivare a nulla di fatto. Cioè, in sintesi, togliamo facoltà ai consiglieri per non avere nulla, perché tanto di PUC non si parla e non si vede neppure l'ombra. E anticipo già una eccezione, sì, che probabilmente mi sarà sollevata: dire che in altri comuni l'approvazione della delibera relativa al PUC era una prerogativa dell'organo esecutivo non è un valido motivo per dire che i consiglieri non avevano il diritto di esprimere la propria opinione, perché poi non dimentichiamo che i consiglieri dovrebbero avere un ruolo fondamentale in città, perché sono la voce di tutte le persone, di tutti i cittadini che votandoli hanno consentito che loro in quell'assise li rappresentassero. Quindi anche su questo voglio dire, a noi resta l'amaro di averlo potuto avere a fianco anche in questa battaglia. Purtroppo non è stato così, ma speriamo che sicuramente nelle prossime ci sarà. Chiaro il concetto. Farina? Ah, rispetto a questo, insomma, giustamente non posso essere pienamente d'accordo con quello che si è detto. Cioè, il nostro statuto, che maggioranza ed opposizione in qualche modo, almeno su un punto. No, il nostro statuto era uno statuto vecchio, non rivisto, non aggiornato a quelle che erano le norme più recenti. Quindi, se l'indirizzo del legislatore è stato quello di dare una prima competenza, quella dell'adozione, alla Giunta, per poi lasciare la piena potestà della decisione, cioè quella dell'approvazione del documento al Consiglio Comunale, è proprio per garantire un processo che fosse un pochettino più snello, anche perché questo tipo di procedimento prevede che anche le osservazioni, e abbiamo visto che Battipaglia ne sono arrivate più di 160, vengano valutate da un organismo sicuramente più snello come la Giunta e non votate singolo per singolo. Lo dicevo prima, a me sembra che su questo punto, anche altri in realtà, ci si è un po' assopiti. Cioè, dopo la girandola che c'è stata, ce l'ha detto pure qui Vitolo, no? Qualche settimana fa, forse è passato qualche mese, ho l'impressione che non se ne parli proprio più, o forse noi non sappiamo, invece i tecnici sono al lavoro e magari tra qualche giorno ci dicono: ecco, presentiamo il PUC o no? No, allora, i tecnici sono assolutamente al lavoro, anche perché rispetto alla prima formulazione del PUC dovranno intervenire dei nuovi elementi di valutazione, perché è chiaro che uno su tutti, al netto delle infrastrutture che si stanno realizzando con il PIX più che con il PNRR, bisognerà comunque tener conto che gli interventi che sono stati fatti di mitigazione, sì, del rischio idraulico sul fiume Tusciano consentiranno di restringere la fascia di rischio idraulico, quindi tutto quanto a Belvedere sud, diciamo la parte più prossima al centro di Battipaglia, uscirà da questa fascia di rischio. Quindi è chiaro che per quelle zone bisognerà prevedere una disciplina completamente differente rispetto a quella che è stata, che un po' va incontro a quello che chiedono gli abitanti lì. Ma assolutamente sì, quella mozione di cui abbiamo parlato pure tempo fa. La mozione che hanno presentato i cittadini di Belvedere, no, bene o male sì, anche quello, perché è chiaro che chiedono di risolvere una serie di criticità, sia diciamo più semplici, contingenti, come la sicurezza della strada, il ripristino dei sovrappassi pedonali a ridosso della scuola Kennedy, eccetera, sistemare l'illuminazione, eccetera, e poi ci sono anche insomma, delle indicazioni per quanto riguarda un ampio spazio verde all'interno del cuore appunto di Belvedere.
Sono tutte quante indicazioni che, come abbiamo detto anche ieri nella commissione consiliare, sono pienamente recepite da questa amministrazione, tant'è vero che è già stata presentata un'osservazione accolta dai redattori che prevedeva questo tipo di attenzione. Dopodiché proveremo nei prossimi giorni a riscrivere un emendamento a quella mozione di iniziativa popolare. Chiaramente, essendo una mozione popolare, scriveremo l'emendamento insieme ai proponenti per arrivare proprio a dare loro una tranquillità rispetto alla programmazione che si farà col PUC. C'è un po' di mal di pancia, maletta tra gli abitanti della strada 135, che è quella che va verso la Litorale, dove c'è nello specifico l'isola ecologica. Uno, perché sembra che gli olezzi, insomma, infastidiscono un po' gli abitanti, forse sono molto percettibili, e poi si parla di un ampliamento di quel sito, e così c'è già qualcosa che bolle in pentola, o insomma qualcosa che non corrisponde alla realtà? Allora, l'SP 135 è un'altra zona particolare del comune di Battipaglia, ecco. Dato che abbiamo parecchi di è una zona produttiva, perché lì c'è anche l'area PIP prevista dal comune di Battipaglia, quindi ci sono insediamenti produttivi, basta pensare all'epoca c'era la PAIF, quindi insediamenti produttivi storici, e poi ci sono una serie di piccoli agglomerati residenziali. Che sono proprio posti a ridosso di questi stabilimenti produttivi, quindi è uno dei classici tessuti promiscui che sono quindi, stati realizzati. Ipoteticamente, se ci fosse un'ipotesi di ampliamento, magari parlo sempre dell'isola ecologica, si può tener conto pure di queste istanze e tentare si deve necessariamente tener conto, anche non perché, trovare un altro punto forse, no, ma dove diversamente dal passato è chiaro che tutte queste attività, qualunque tipo di attività impattante anche dal punto di vista d'origine, è soggetta ad autorizzazione unica ambientale. Quindi diciamo che l'amministrazione comunale, prima di adottare altri provvedimenti in tal senso, tenterà, possiamo dirlo, no? di recepire le istanze dei cittadini. No, ma l'attenzione verso l'ambiente, insomma, è chiara, è necessaria, e non ci sono altre alternative. Secondo me Anzalone vuole intervenire immediatamente. No, io ero... Gianluigi è un bravissimo ragazzo, sì. E quindi sulla mozione ogni volta che si sulla mozione è un bravissimo ragazzo, sulla mozione qualche però no, perché sulla mozione popolare, cioè, secondo me un sindaco che si rispetti, una maggioranza che si rispetti, cioè non fa arrivare quella cosa in consiglio comunale, cioè il problema lo risolve prima. Cioè non far raccogliere 500 firme ai cittadini per un'istanza, giusto o sbagliata che sia. Cioè va lei sul quartiere e va a incontrare e chiedere qual è il problema, che problemi avete. Anche per questo noi siamo, l'amministrazione di cui io facevo parte è quella che ha fatto i primi consigli di quartiere, per ascoltare le persone. Cioè non c'è bisogno che tu fai arrivare una mozione in consiglio comunale. Ad onore del vero, scusa, la mozione chiedeva di ridare corso a una delibera di consiglio comunale del 2004 che non ha mai avuto atti successivi. Ecco. Quindi partiamo da lontano, noi l'abbiamo pure detto durante, cioè, giustamente i proponenti hanno rivangato, ma davvero rivangato, questa delibera del 2004 ormai finita nel dimenticatoio. Non era finita nel dimenticatoio perché era in una previsione di piano che è stato poi revocato dai commissari prefettizi dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale. Stiamo parlando però di... Quanti anni fa? Quando era il 2013, quando è stato sciolto, era nella previsione di piano, cioè c'era una cosa. Tant'è che quando abbiamo visto, chi faceva parte di quell'amministrazione ha visto il nuovo piano, si è sorpreso della non previsione di questa cosa. Io devo dire la verità, in prima chitto non l'avevo notato nemmeno io. Però che era un po' scomparsa. Che era scomparsa questa previsione. Però giustamente Mate è lontano. Cioè, purtroppo questo piano è stato disegnato da persone che sono lontane e credo che un giro per la città non l'abbiano fatto, non la conoscono. Quindi parliamo questo è brutto se è proprio così, però. No, è così. Però il problema non è di chi disegna, ma di chi dice ai professionisti cosa disegnare. Cioè gli input in pratica. Perché io credo che il problema è che chi debba dire ai professionisti cosa programmare, il giro in città non se lo faccia da un sacco di tempo.
perché non è solo insomma non si fa nessuno il giro. Cosa programmare questo previsto? Non può essere così, perché infatti, è chiaro che chi vince una gara e gli viene affidato un incarico ha piena libertà nel rispetto delle numerosissime degli indirizzi che ci sono. Infatti gli indirizzi che sono stati dati nella precedente amministrazione, diciamo così, francese 1.0, erano quelli lì del consumo suolo zero, di non aumentare la zona edificabile del comune di Battipaglia, e tutte queste linee guida sono state rispettate e recepite chiaramente dai redattori. Totalmente state rispettate e recepite. Vitolo, sì, in due, Vitolo l'architetto consulente che partecipa anche lui da qualche indirizzo, in due trasmissioni diverse ci ha detto due cose diverse. Una prima volta c'erano una marea di appartamenti che si prevedevano a Belvedere, poi ci ha detto che si stava rivedendo il tutto perché bisognava fornire servizi, scendeva il numero. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo in studio per la seconda parte di Fatti e Dintorni. Siamo ritornati in studio, seconda puntata di Fatti e Dintorni, riprendiamo dal segretario del PD Daviele, parlavamo del PUC, colleghiamoci anche al Master Plan, perché la società tra l'altro è la stessa, nei giorni scorsi abbiamo fatto un altro passo avanti, il Presidente della Provincia ha dato l'incarico, anzi il Presidente della Regione, prima era il Presidente della Provincia Alfieri che era referente del Master Plan, adesso lo è il sindaco di Pontecagnano. E poi la stessa cosa chiederò a voi e andiamo poi veramente oltre, parliamo un po' di politica anche. Sì, certamente il Master Plan rappresenta un po' il quadro generale in cui devono poi andarsi ad innestare tutti i piani dei vari comuni coinvolti. Diciamo, quello che noi da tempo segnaliamo accanto alle associazioni che per primi hanno posto l'attenzione su questi problemi e la mancanza di programmazione da parte dell'amministrazione di quello che invece per il Master Plan doveva essere il parco fluviale del Tusciano. Noi abbiamo il fiume che è una grandissima risorsa, ma a Battipaglia è anche questa una risorsa dimenticata. Infatti lo dicevo in apertura, il problema è che invece di programmare un parco, un'area verde, noi questa amministrazione sta portando avanti ancora questo iter scellerato, perché permettetemi un termine duro ma non si può definire altrimenti, di questa stazione di carburanti nei pressi della scuola e dei pressi di una delle strade forse più trafficate della nostra città. Quindi noi approfittiamo della presenza appunto del consigliere Farina in rappresentanza della maggioranza, ancora una volta li invitiamo a ritornare sui propri passi e a voler tutelare quello che è l'interesse generale, ovvero ad avere una città salubre e degli spazi verdi che da noi purtroppo sono sempre più una chimera. Va bene. Su questo argomento anche Master Plan, è vero, l'hai accennato prima, poi parliamo un po' di politica, vorrei capire che rapporti ci sono tra maggioranza e opposizione, se ci sono frizioni. Io vorrei anche parlare del Master Plan, questa è una programmazione. Allora passiamo. No, nel senso che è una programmazione di secondo livello, però purtroppo io ritengo che nell'amministrazione manchi proprio l'essenziale, cioè come si suol dire, manca l'acqua e il sapone e vogliamo parlare del Master Plan. Noi se noi iniziamo, altro che il parco fluviale del Tusciano, il disinquinamento del Tusciano, a un accordo reale, a una vigilanza reale con i comuni di Olevano e di Acerno, ma seria, reale, non parliamo di mare pulito, ma quale Master Plan? Ma di che Master Plan parliamo? Cioè io dal 1993, da Alfonso Andria in poi, ho visto questi progetti faraonici impattarsi con la dura realtà di amministrazioni che non riescono a tappare buchi. Quindi io partirei e farei prima buchi, un bagno buchi, di quelli delle strade. Prima un bagno di umiltà, perché se si pensa di fare il disinquinamento o il controllo della città con il drone è poca roba. Questa è una frecciatina alla maggioranza. No,
Poi però io parlerei prima di questo, poi possiamo anche arrivare al master plan. Io ho piacere di fare questi ragionamenti, anche perché il comune di Battivaglia è un comune isolato, penso che sia sotto gli occhi di tutti, cioè il ricorso che è stato fatto sulla questione dell'EDA, è chiaro che una sindaca che si sente sotto certi aspetti un po' assediata, non so da cosa, però si sente assediata. Non c'è... Bene, il master plan, però io direi iniziamo a pensare ai servizi essenziali. Ecco. Io spero che dopo avremo servizi, modo di parlare. Sì. C'è il PEI, per esempio, no? Che è un servizio. Per chiudere l'argomento, sì. Per fare una precisazione rispetto a quello che è stato detto. Allora, il master plan, rispetto al master plan, siamo molto fiduciosi, tanto è vero che un paio di settimane fa abbiamo avuto il piacere di avere nella casa comunale il presidente Alfieri, che ci ha presentato il progetto della pista ciclabile, quindi una importante pista ciclabile che verrà realizzata collegando Battivaglia fino a Capaccio. Quindi è chiaro che è un importo, se non sbaglio, di 21,7 milioni che dovrà essere trasferito nella progettazione esecutiva entro marzo, se non erro. Sì. È un progetto, insomma, che già inizia a stravolgere quella che è l'attuale situazione della litoranea, quindi anche la provincia crede molto in questo master plan, e ne siamo ben lieti, perché come abbiamo detto pochi minuti fa, i redattori del nostro piano sono gli stessi redattori del master plan, quindi fortunatamente siamo ben concentrati. Almeno su quello, insomma, si dovrebbero ritrovare d'accordo, visto che sono gli stessi. Per quanto riguarda invece, giusto una puntualizzazione per quanto riguarda il distributore di carburante, l'amministrazione non propone niente, cioè l'amministrazione recepisce l'istanza di un privato che ha fatto una transazione con un altro privato, sì. Ha presentato un'istanza, l'istanza viene valutata tecnicamente dagli uffici e ci sarà l'iter che si fa per tutti i tipi di istanze, ma l'amministrazione non caldeggia niente, e l'amministrazione deve necessariamente avere una posizione neutrale rispetto a un atto che è tecnico. È chiaro che è un intervento che va ad impattare sulla cittadinanza, quindi ci vuole una delicatezza, un'attenzione e una minuzia particolare nel vedere le istanze, però abbiamo un ufficio rispetto al quale c'è pieno sostegno e piena fiducia, quindi sappiamo che sicuramente saranno scegliere nella maniera sicuramente a favore della legge e anche dei cittadini, sì. Chiaramente. No, sicuramente questa attenzione e questa delicatezza non è stata propria di questa amministrazione, perché probabilmente dimentichiamo che in una prima fase di questo iter l'amministrazione aveva dato parere favorevole, sebbene mancassero pareri presupposti, tant'è vero che è stato annullato, è stato presentato un nuovo progetto. Ovviamente io non entro nel tecnico perché non sono un tecnico, diciamo da profana della materia, quello che vedo è che c'era un'autorizzazione, questa autorizzazione poi era stata revocata. No, proprio per puntualizzare anche qua il procedimento tecnico, essendo un provvedimento del SUAP, quindi questo sportello unico delle attività produttive, si chiama provvedimento unico proprio perché va a racchiudere tutta una serie di pareri. Ed era quello che è stato, no, quello che è stato dato finora era un parere positivo dal punto di vista urbanistico. Poi ci quindi sono da tutto, pareri positivi. Tutta una serie di altri atti necessari, che sono il parere dei vigili del fuoco, il parere dell'ASL, l'autorizzazione unica ambientale, il parere del settore di essere presi prima. No, perché non è stato dato nessun provvedimento unico, cioè non c'è nessuna autorizzazione ad oggi, cioè siamo ancora in fase di istruttoria, non è stato autorizzato nulla, siamo nella fase di pareri preventivi. Quindi aspettiamo che si definisca e auspichiamo il parere negativo su questo intervento. Tant'è vero che il proponente ha dovuto riformulare il progetto per quanto attiene la questione dei vigili del fuoco, quindi è una cosa che per quanto riguarda l'urbanistica non compete assolutamente. Però precisiamo una cosa, ha dovuto riformulare il progetto per quanto attiene il parere dei vigili del fuoco, perché questo parere non era stato acquisito dal comune che doveva fare l'istruttore. E soprattutto si è arrivati a questo dopo l'ennesimo ricorso fatto dalle associazioni e da alcuni consiglieri comunali. Quindi ancora una volta, purtroppo questi sono i fatti, ancora una volta se l'amministrazione non avesse caldeggiato e si fosse limitata ad applicare le norme, forse noi questo scempio, perché questo progetto è uno scempio territoriale, non l'avremmo avuto.
Ripeto, non c'è nulla di autorizzato, si tratta di atti endoprocedimentali rispetto ai quali è stato proposto un ricorso al TAR, insomma non c'è nessun problema rispetto fanno a questo. Alla dobbiamo... esatto. Quindi non c'è... Fanno piacere alla francese a parlare di questi singoli argomenti. Secondo me. Io penso che i problemi siano altri, più allora. Profondi, più seri della città. Ci siano altri problemi, molto più seri. Diciamo che concentrarsi su questi temi non fa altro che far nascondere sotto il tappeto le questioni serie che ci sono e ci sono da affrontare. Noi riteniamo che tutte le questioni e tutti i problemi dei cittadini siano questioni serie. È una distrazione di massa. Non facciamo una graduatoria dei problemi, purtroppo, perché purtroppo i cittadini non vivono mai un problema solo per volta. Compito della politica è essere vicino più possibile alle persone e più a quanti più problemi possibili. Non esiste uno più importante dell'altro. Tornando ai problemi che riguardano le persone, tra l'altro una categoria particolare, lo dico io tra virgolette, sono i ragazzi portatori di handicap nelle scuole. Sappiamo bene che negli ultimi giorni c'è stato un incontro che riguarda i PEI, tra l'altro c'è stata pure una sollecitazione del PD qualche tempo fa, prima a telecamere spente ne parlavamo pure, Anzalone che alquanto critico, credo anche voi insomma della maggioranza dovreste rivedere un po' con i due sindaci, oltre Battivaglia con Olevano e Bellizzi, e poi c'è un video di una signora, di un genitore che giustamente è risentito perché quelli che ne pagano più le spese perché ci sono a contatto, sono i genitori, i familiari di questi disabili a cui non si riesce a garantire molte ore come era in passato. Chi vuole iniziare su questo, Anzalone? Più che altro questa è una delle motivazioni. Poi li tocchiamo. No, tra quelle importanti che ha diviso la strada, la mia strada da quella dell'amministrazione francese. Ah, cioè una delle gocce che ha fatto sì, traboccare no, in ma non la questione specifica questa, la questione sì. Del piano di zona, perché io ritengo che questa è un'amministrazione cieca, sorda, senza una politica sociale, con un assessore che frequenta il comune, credo, una volta a settimana, forse per un paio d'ore. In un comune di 50.000 abitanti, un assessore. Fa riferimento a Giuliano. Sì, sì. Io credo che un assessore per un comune di 50.000, penso che le assenze in giunta siano arrivate all'80% sulle delibere. Siamo alla maggioranza. Io credo che un assessore alle politiche sociali in un comune di 50.000 abitanti debba stare chiuso all'interno del comune per ore e ore. Almeno la mia storia politica, questo mi ha insegnato, e lo faccio dal 2002, e ne ho visti assessori di levatura superiore a questi. Quindi stare sul comune chiusi per i problemi che ci sono. Quindi il piano di zona è frutto di questo, di gente che non guarda non oltre il naso, oltre il proprio ombelico. Questa è la delibera della vergogna, cioè questa del piano di zona è una delibera della vergogna. Insieme a quella del ricatto fatto dalla Tari in Consiglio Comunale, questa è la delibera della vergogna. Sì. Dove con un comune con 32 milioni di euro di avanzo di amministrazione ha il coraggio di tagliare sulle persone più deboli che ci sono. Oltre ma il fatto... problema è davvero quello dei fondi, poi certo, ce lo dice pure l'amministrazione. Certo. Ma quando tu affidi questo settore a un mero calcolo contabile, come se fossero lavori pubblici, qua sono persone, e sono persone deboli. Cioè, qua è affidato in mano a un ragionamento di natura contabile. Si è tolto il servizio perché quelli sono i soldi, la norma prevede che io possa anche... hanno divisi poi i livelli medi di gravità, i livelli ma una delibera oscena, senza calcolare che già il comune di Battivaglia non fa nulla per queste categorie, a differenza di altri comuni, tipo il comune di Pontecagnano. Il comune di Pontecagnano siamo fuori in ambito però con con un'altra parola fa con fondi propri, perché ovviamente se il comune di Battivaglia lo fa con fondi propri, a prescindere da Olevano e da Bellizzi, perché noi abbiamo le scuole sul territorio, per esempio fa l'assistenza, fa il dopo scuola per queste categorie, per alcune categorie sociali, fa diversi servizi e lo fa con fondi propri. Noi gli unici servizi che stiamo facendo sono quelli che ereditiamo ancora dal piano di zona di Pontecagnano.
Cioè la sindaca non so se sa, ma i consiglieri non lo sanno di sicuro, perché non si è fatta una sola riunione di maggioranza, non c'è una sola riunione fatta dall'assessore con chi conosce i problemi, cioè le associazioni che sono sul territorio, cioè loro possono conoscere i problemi che ha la città. Cioè non chi sta seduto dietro una scrivania dal di fuori e vuole capire, vuole fare. Noi abbiamo fatto scelte che non sono state condivise da nessuno. Cioè io mi sono in questa maggioranza, sul piano di zona, mi sono visto passare sopra decisioni. Poi hanno nominato 3 consulenti, voglio sapere qual è il contributo che hanno dato questi 3 consulenti, che sono oltretutto contabilità, programmazione. Noi veniamo a novembre, scadono gli assistenti sociali, l'HCP, la long caring, questo non è stata mai fatta. Di Battipaglio, no, questo è il piano di zona, il piano di zona. Ovviamente Battipaglio detiene però l'80% del piano di zona, quindi non è che possiamo dare la responsabilità agli altri sindaci. Abbiamo problemi seri sul piano, sì. Non siamo stati in grado nemmeno di fare la vacanza per gli anziani. Ho detto tutto. Daviele e poi Farina su questo. Vabbè, come partito noi siamo sensibili a questa tematica sin dalle prime istanze, cioè dall'apertura dell'anno scolastico. Concordo con Anzalone, sicuramente è una delibera che lascia perplessi a dir poco. Innanzitutto per quella divisione dei criteri che credo... Anzi, mi auguro che qualcuno ci spieghi che cosa significhi, perché ci sono i testi normativi e certamente non è una delibera che può decidere il grado di difficoltà di un alunno. E poi diciamo che la cosa peggiore è questa, è che ancora una volta si fa cassa sui bisogni dei più deboli. Tra l'altro sono dei diritti che sono tutelati dalla legge, nessuno può dire che questi bambini, questi ragazzi non debbano avere assistenza, tant'è vero che già sappiamo che molti genitori si stanno organizzando, molte associazioni per proporre ricorso avverso questa delibera e sì. Purtroppo il passato insegna che in ogni caso l'hanno persa e la cosa più preoccupante è questa ed è un discorso che è sulla da quello che sono le scelte del piano di zona, perché leggendo attentamente quella delibera poi è rimesso ad ogni comune la valutazione dei singoli casi e quindi sì. Delle ore da erogare nel concreto e qui viene la responsabilità di questa amministrazione. Noi siamo passati da 18 ore, 32 ore in casi che erano gravi negli anni passati, ovviamente anni precedenti all'amministrazione francese, ma probabilmente, caro Salvatore, questa amministrazione intende l'avanzo di bilancio come divisione di utili, perché se no non si riesce a capire perché questi soldi non si spendono e soprattutto perché non si spendono in servizi al cittadino, e questo è dovrebbe essere la prima voce di bilancio, anche perché quello che non si spende nelle scuole, nell'assistenza a questi ragazzi, purtroppo ricade sulle famiglie che sono sempre più sole e con meno possibilità. Per questo bisognerebbe avere un attimo di coscienza ed affrontare questo problema non con la calcolatrice ma con l'umanità e con il cuore. Allora, è giusto quello che dice Raviele, è un problema che si deve affrontare senza calcolatrice. L'amministrazione comunale di Battipaglio? Allora, sicuramente sono dei temi particolarmente importanti, particolarmente delicati, perché oltre poi a riguardare le famiglie, riguardano anche la parte più fragile della nostra città e dei concittadini, insomma, che rientrano nel piano di zona. Sicuramente la delibera prende atto di una proposta dell'ASL, quindi di rivedere a partire dal 15 gennaio del 2024 le valutazioni che sono state fatte sui singoli casi. La divisione in 3 fasce sicuramente insomma, va rivista, ogni caso è sicuramente un unicum, quindi è chiaro che leggere questo tipo di delibera è chiaro che sembra una trattazione molto fredda del problema. Ma si può prendere almeno un impegno insomma, su questo e dire faremo di tutto, poi insomma bisognerebbe dare risposte, perché nel video dei genitori si dice invitiamo i sindaci a venire a scuola in modo tale che si rendano conto di quali sono veramente le difficoltà.
No, ma sono difficoltà che sicuramente sono difficoltà enormi, cioè rispetto ai genitori, cioè a parte il massimo rispetto, ma anche la massima vicinanza, quindi l'impegno è sicuramente quello di cercare di fare quanto più possibile. È chiaro che poi intervengono anche i burocrati rispetto a queste cose, non è un campo dove le due cose possono andare diciamo di pari passo, però è chiaro che è necessario anche tener conto di questo. Ciò però non toglie che ci deve essere un impegno massimo per cercare innanzitutto di riorganizzare il procedimento, perché rispetto ai GLO, quindi gruppi di lavoro che vanno poi a definire l'effettiva esigenza di ore di sostegno per il singolo bambino e che poi successivamente vengono calate nei PEI, quindi rispetto a questo procedimento c'è bisogno sicuramente di programmazione, perché bisogna sapere prima dell'inizio dell'anno scolastico quante sono le ore che devono essere assegnate a singolo bambino e coinvolgere anche l'ASL, perché è chiaro che è necessario che siano fortemente presenti i medici insieme agli insegnanti di sostegno, insieme ai docenti scolastici per andare a definire le esigenze del singolo bambino. Davide, diciamo. Però qua mi rifaccio io su una puntualizzazione. Il tema dei PEI è ancora più grave, perché avrebbero dovuto dare continuità a quelli che erano i piani dell'anno precedente. Cioè l'amministrazione francese è doppiamente responsabile, perché ha addirittura tagliato una programmazione che era già carente dallo scorso anno, perché non dimentichiamo che l'anno scorso avevamo PEI da 15 ore in giù, in rari casi qualche ora in più, quindi già eravamo al di sotto. Adesso sarebbe dovuta andare ore, in continuità, siamo arrivati addirittura in alcuni casi a 5 ore. Quindi non è che bisogna sapere, lo si sapeva, non si è applicato le norme. E anche in questo caso i burocrati che prendono il posto dei politici troppo spesso, a quanto pare, probabilmente la norma non l'hanno letta bene. Farina, devi rispondere, altrimenti andiamo... Brevemente. Chiaro che però ci sono sicuramente una serie di norme da tenere in considerazione. È ovvio che la prima attenzione è quella riguardante i bambini, innanzitutto le famiglie che vivono già dei problemi enormi, quindi è chiaro che il piano di zona dovrà continuare con lo spirito con cui è iniziato, cioè quello di, compatibilmente con tutti i limiti che ci sono, cercare di dare quanto più sostegno possibile a queste famiglie. Ok, insomma, un piccolo confronto, anche su questo l'abbiamo fatto. A bomba, perché io lo so che tu vuoi parlare di tari, di sicurezza. Aggiungiamoci pure, le faccio insieme queste cose, e aggiungiamoci anche i PIX, perché ci avviamo alla fine di dicembre. Allora, Tari, la sindaca è venuta qui, ha spiegato, dice che è battivaglia in linea con gli altri comuni. Io mi diverto quando si mette alla lavagna, quindi non so se alla lavagna... Da noi la lavagna non l'ha portata, però quindi, abbiamo visto il video. Si arrampicava sugli specchi, non dicendo la verità ai cittadini per come viene calcolata la Tari, o meglio, rincaro dell'energia elettrica. No, è la questione sicuramente dello smaltimento, è un costo che pesa, e noi sapevamo che l'effetto della nuova raccolta differenziata ovviamente non poteva in questo momento incidere sulla Tari di quest'anno, ma poteva incidere sulla Tari dell'anno successivo. Bastava essere anche onesti con se stessi e dire, perché noi lo sapevamo, come lo sapeva pure Gianluigi, abbiamo fatto un calendario nuovo, l'amministrazione quando io c'era ha fatto un calendario nuovo, forse con un diminuendo l'indifferenziato si puntava a ridurre i rifiuti. Però vi è un dato, io ho visto questi dati dei 380 kg ad abitante di 10 anni fa in confronto ai 430 kg di ora, significa che la raccolta differenziata può anche essere fatta bene, ma significa che non vi è un controllo. Non vi è un controllo forse in azienda. Produciamo più rifiuti. Probabilmente sì. Produciamo più rifiuti, consumiamo di più. Ma raccolta differenziata. Ma non solo questo, ma la questione che mi ha fatto arrabbiare di più è la delibera che hanno portato in consiglio comunale, che oltre non hanno avuto il coraggio nemmeno di sponsorizzare, perché volevano andare incontro ai cittadini togliendo l'anticipo del 10%, e hanno fatto il ricatto: tu per rateizzare le rate, per rateizzare gli anni che non hai pagato, devi pagare la rata in corso. Cioè praticamente hanno messo questo orpello: io pago 300 euro all'anno di rifiuti,
non ho pagato per 3 anni, quindi devo 900 più 300, 1200, pago prima i 300 sì. E poi posso pagare 40 euro al mese, ma io sono cose da pazzi. Ma poi quello che è stato fatto sulla Perlatari non è stato fatto per l'IMU. Cioè oggi ci sono aziende in crisi che hanno debiti nei confronti dell'ente per 50, 60, 70 mila euro, dove questo comune chiede ancora la polizza fideussoria, l'anticipo del 10%, E quando arriva il comune a fare questi accertamenti, significa che il privato ha il conto corrente bloccato, polizza fideussoria. Ovviamente che fa il comune? No, il privato non paga e arriva all'agenzia delle entrate, dove non chiedono nulla e rateizza in 120 rate. Cioè questo comune sta consentendo al cittadino di non pagare. Vai di evadere le tasse. Insomma. No, vai a non pagare, non paga. Vai all'agenzia delle entrate. Farina. Per quanto riguarda la TARI, insomma, la sindaca ha spiegato che c'è tutta una serie di fattori che concorrono alla definizione del costo che poi va interamente spalmato sui contribuenti. È chiaro che il risparmio che abbiamo avuto dalla nuova raccolta differenziata è stato un pochettino mitigato dall'aumento dei costi che c'è stato, dalle previsioni dell'EDA rispetto sì. al costo del servizio, quindi diciamo che siamo riusciti a contenere all'interno appunto degli aumenti dell'inflazione il costo del servizio. Ciò non toglie che comunque la raccolta di rifiuti è un tema fortemente impattante per tutti quanti i comuni. Adesso recentemente abbiamo visto anche le iniziative che sta provando a fare il comune di Salerno per cercare di fare una bollettazione puntuale, quindi stiamo anche noi cercando con i cassonetti intelligenti okay. di cercare di fare una sperimentazione. È un tema che ogni giorno Vabbè. È nuovo e ogni giorno va approfondito e migliorato. Gabriele? Vorrei sfatare solo un mito. Sì. I costi non sono aumentati, i costi dell'EDA non sono aumentati, il costo del conferimento dell'indifferenziato non è aumentato e soprattutto non è nei termini in cui con la sua bacchetta magica lo indicava la francese alla lavagna. Tra l'altro l'indifferenziato, proprio grazie alla raccolta che avremmo dovuto fare, doveva essere di misura inferiore. Questo non è cosa peggiore, dice che sono aumentati il conferimento di carta, cartone e plastica, quando per letteratura si parla di rifiuti nobili, cioè rifiuti che quando vai a conferire vieni pagato perché l'impianto li prenda, quindi non sappiamo perché ciò che dovrebbe essere un vantaggio per la nostra amministrazione. Ma cosa peggiore? Sì. Se fosse come dice la francese, perché negli altri comuni non si è avuti questi incrementi mentre da noi sì? E ancora un'altra cosa, ma i soldi dei ristori che Battivaglia ha ricevuto e sta ricevendo, perché non vanno ad incidere sull'abbassamento della tariffa? Ovviamente deve rispondere Farina e poi ci abbiamo verso la conclusione in questo punto. Vabbè, rispetto a questo, ripeto, la Tari si compone di tutta una serie di voci, cioè ad esempio un ulteriore incremento è stato quello legato alla gestione delle discariche post mortem, quindi tutto quello che va a concorrere all'effettiva gestione del rifiuto ne determina il costo complessivo e quindi poi si traduce nella bollettazione per i singoli cittadini. Il procedimento, insomma il percorso che si è intraverso dall'amministrazione, lo anticipava anche prima Salvatore, prevede che la nuova raccolta possa diventare... No, nessuno parla della qualità del servizio, cioè a me è una cosa che... No, la qualità del servizio, l'ho detto prima, la qualità del servizio è una cosa che va migliorata giorno dopo giorno, perché è chiaro che sappiamo che ormai questa raccolta differenziata porta a porta deve in qualche modo essere superata, anche i comuni più grandi di noi stanno provando a farlo, quindi è una cosa che dobbiamo intraprendere necessariamente anche noi. Incominceremo fra poco con dei cassonetti intelligenti come misura spot, diciamo, per singoli condomini, però proveremo anche qui a portarci alla francese avanti. Per spot no, alla francese. Compatibilmente con quello che abbiamo, con i fondi che abbiamo ricevuto. Allora, ci stiamo dilungando un bel po', però c'è un altro e poi veramente chiudiamo, ma qui veramente una battuta flash: sicurezza. Iniziamo dalla Raviele, perché il PD ha avviato tempo fa una petizione, vi ha ricevuto il prefetto ancora? In realtà no, stiamo ancora raccogliendo le firme e continueremo per tutto questo mese, perché le sollecitazioni arrivano praticamente quotidianamente da più parti. Diciamo che a noi preoccupa un dato, che Battivaglia è totalmente allo sbando, è totalmente fuori controllo ed è una città ormai abbandonata a se stessa. Ok, la stessa domanda?
Io l'ho detto anche in qualche passata intervista, ho partecipato anch'io in prima persona a un tavolo con il prefetto, insomma, sì, in provincia, e la difficoltà che rappresentano tutti quanti è la carenza di personale, l'ampiezza del territorio, quindi sappiamo che è una questione difficile da gestire, ma è in tutta Italia, cioè basta guardare i dati della criminalità che sono, perfetto, in aumento dappertutto. Ciò però non toglie che l'amministrazione deve necessariamente mettere mano anche a questo tema. Anzalone? Ci sono alcune misure che potrebbero essere prese in maniera decisiva, e una di queste tu ne hai fatta parte in prima persona, il regolamento per la videosorveglianza, che però spero non faccia la fine di quello dei passi carrabili. Agire sugli H24, sui negozi H24 è una cosa che io ho chiesto più volte alla sindaca, di interessare gli uffici, perché quei negozi aperti, certo, che vendono alcolici senza controllo a minorenni per l'interno, secondo me andrebbe preso sanità. Un provvedimento. Va preso un provvedimento, va fatto un controllo, vanno anche chiusi secondo me, anche al costo di rischiare un ricorso al TAR perdente, visto che ne facciamo tanti e li perdiamo. Quindi, almeno la facciamo per una motivazione seria. Anche questo, breve, e poi chiudiamo. I 24 ore, gli H24 che funzionano nel rispetto della legge, hanno chiaramente la tessera sanitaria che sblocca la possibilità di acquistare determinati prodotti. Si è provato in passato a valutare la possibilità di razionalizzarne gli orari di funzionamento, dato che più che altro costituiscono una concorrenza molto molto forte rispetto alle attività commerciali che hanno tutti altri costi. Ma vendono in vetro? Cioè io faccio l'ordinanza al bar che non può vendere in vetro dopo mezzanotte, e poi consento che prendono la bottiglia di Ceres in vetro alle 2 del alle 2 o alle 3 del mattino. Beh, insomma, io penso che gli elementi ci sono, c'è pieno di extracomunitari, c'è una cosa nella, mi di rendo notte, conto sera, che alcuni argomenti non li abbiamo trattati, ma magari ci rincontriamo qui, insomma, tentiamo di avviare pure questo rapporto di collaborazione, la chiamo io a questo punto, tra maggioranza e opposizione. Potrebbe essere proprio Sud TV il vostro punto d'incontro, magari tiro l'acqua al mio mulino, anche se ci fate faticare molto per portarvi qui. Allora, detto questo, veramente ci siamo un po' dilungati, chiudiamo qui questa puntata di Fatti e Dintorni, vi do appuntamento ai nostri TG, sapete benissimo, conoscete le nostre email, i nostri riferimenti, se dovete segnalarci qualcosa fatelo. Arrivederci da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia.